Boys, io personalmente ho amato la fuoriserie italiana, ma credo che piaccia a tutti. Secondo me è una delle poche cose che non divide in due l'Italia. Ma quanto può essere utile per spiegare la psicologia? Secondo me, molto. Ma non credo nel modo che adesso hai in mente. Approfitto dell'uscita della quarta stagione per fare questo video, che ovviamente conterrà spoiler sulle prime tre stagioni. Per chi non conoscesse Boys, si tratta di una serie televisiva italiana degli anni 2000 che racconta con fare satirico e tragicomico la produzione di Gli occhi del cuore, uno sceneggiato Rai di pessima qualità. I protagonisti sono uno stagista sfruttato, Alessandro, e un regista disilluso che deve portare avanti progetti in cui non crede minimamente, con la consapevolezza che i vertici della rete aspettino solo una scusa per licenziarlo. Si tratta di una serie molto divertente che tende al caustico. Ha dato origine a molti meme che sono riusciti persino a diventare modi di dire. Così, de botto, senza senso. Togliamo subito di mezzo ogni dubbio. Boys rappresenta la sofferenza psicologica in modo un po' raffazzonato. È forse una delle poche critiche che gli si possono davvero fare. Sono tre i personaggi che rappresentano la sofferenza psicologica in Boys: Stanis, Mariano e Biascica. Ora, è evidente che Stanis sia costruito per essere lo stereotipo della persona narcisista. Il problema è che vorrei evitare di dare etichette diagnostiche a cazzo di cane. Stanis è sicuramente una persona egoista ed egocentrica, che ha degli evidenti problemi di autostima, soprattutto per quanto riguarda la sfera sessuale. Il problema è che nella cultura di internet, come è già stato fatto notare da altri divulgatori, si usa il termine narcisista in modo un po' troppo leggero. Il narcisismo è un disturbo psicologico e in quanto tale è connesso al mondo della sofferenza. Non è un semplice sinonimo di stronzo. Quindi vorrei evitare di banalizzare il concetto associando un'etichetta diagnostica a un personaggio immaginario. Stessa cosa per quanto riguarda Mariano. Anzi, per lui è proprio impossibile trovare un'etichetta diagnostica specifica. Ha comportamenti genericamente eccentrici ed antisociali, ma secondo me troppo variegati per poter ricondurre tutto a un'etichetta. Crede di aver visto Gesù Cristo, si comporta in maniera aggressiva con le persone e gli oggetti. È convinto di avere una missione divina che porta avanti con grande lucidità. È un personaggio comico, lo stereotipo del pazzo, e come tale va visto, anche se, ripeto, Boys si prende cinicamente gioco di chi soffre. Ma come vedremo fra poco, secondo me è questa la parte più interessante. Su Biascica si può fare un ragionamento diverso. Questo guaio dalla caposcia che c'ho, no? Sono andato da sta dottoressa. E come è andata? È l'unico personaggio che segue un percorso di psicoterapia. Soffre per molte cose diverse, ha avuto un padre abusante, reprime la propria bisessualità e soprattutto lavora in un ambiente usurante, con una cultura organizzativa evidentemente basata sullo sfruttamento. Ed è qui, secondo me, la bellezza di Boys. Rappresenta perfettamente un ambiente di lavoro disfunzionante e odioso in cui tutti possono riconoscersi. L'aggressività fra colleghi, lo sfruttamento, l'assoluta noncuranza per la salute mentale dei lavoratori. È brutto da dire, ma sono caratteristiche della cultura italiana. Io odio i discorsi qualunquisti sul modello «L'Italia fa schifo, se fossimo in...» Per esempio Francia, questa determinata cosa sarebbe fatta meglio. Però qui si parla di una tendenza osservata in studi scientifici, è una cosa che va messa in luce. Ricordo a proposito un aneddoto. Arad Ege è uno psicologo del lavoro specializzato nello studio del mobbing. Ha costruito modelli di analisi e intervento nell'ambiente nord europeo. Successivamente ha iniziato anche a studiare gli ambienti di lavoro italiani. Cos'è successo? Ha dovuto cambiare i suoi modelli perché ha osservato che gli ambienti di lavoro italiani avevano la tendenza ad essere molto più competitivi e conflittuali di quelli che aveva già studiato. Questo si rifletteva in un maggiore stress dei lavoratori e una accettazione più alta di comportamenti aggressivi.
Boyce fotografa perfettamente questa tendenza nella nostra cultura e la mette in scena al meglio nella storia di Lorenzo. Lorenzo è un tecnico delle luci, appare introverso, scontroso e pronto a farsi sfruttare e sottopagare. Per questo viene odiato da tutti e subisce mobbing, cioè comportamenti vessatori prolungati nel tempo da parte dei colleghi. Lo umiliano, gli rubano l'attrezzatura e arrivano un vero e proprio pestaggio in una delle scene più amare della serie. Il mobber è solitamente una persona che ha un alto tasso di stress e una profonda insicurezza lavorativa. Tutte caratteristiche che possiamo trovare in Biascica e Sergio, i principali persecutori di Lorenzo. Il mobbing, inoltre, è favorito da politiche di taglio dei costi, eccessiva competizione fra colleghi e una cultura che non solo non punisce l'aggressività, ma tende a incentivarla. Al contrario di ciò che si crede, gli ambienti di lavoro caratterizzati da alta competitività sono meno produttivi, per via dello stress a cui sottopongono i lavoratori. Boyce ha un sottotesto molto cinico e disilluso. Il suo rappresentare la sofferenza psicologica in modo molto cinico e raffazzonato, secondo me, è parte integrante della mentalità che domina la serie. Nel mondo del lavoro italiano, infatti, la salute psicologica non viene mai davvero presa in considerazione. C'è grande ignoranza in merito. Prevale una visione che vede la sofferenza come una debolezza o come una caratteristica ridicola. Probabilmente chi guarda la serie riconosce queste dinamiche tossiche e ne ha interiorizzato i significati e finisce per riderne perché li odia, pur essendo parte del problema. Un po' come diceva Paolo Villaggio riguardo Fantozzi. Chi rideva del sottomesso ragioniere spesso ne era l'incarnazione. D'altronde, per inserirsi in un nuovo ambiente di lavoro bisogna interiorizzare le norme e adeguarsi ai comportamenti dei colleghi. Per quanto fuori dal contesto lavorativo possano sembrare discutibili, la fidanzata di Alessandro lo nota subito. Io non ti riconosco più. Giorgio, stai facendo un lavoro di merda. Ha telefonato Sandra Guisberti. Sta indagando sul tentato omicidio del conte. Sei diventato pure tu una merda. Sei una merda. Lo stagista si è imbruttito. Lavorare per gli occhi del cuore l'ha reso una persona peggiore. Perché? Perché in quanto ultimo arrivato, se vuole avere vita semplice, non può mettere in discussione le norme di lavoro, per quanto odiose possano sembrargli. Dovrà adeguarsi finché non le avrà interiorizzate fino al punto di crederle giuste. Questo, secondo me, è ciò che insegna Boris. Al di là della bella satira sulla televisione italiana dei primi anni 2000, è anche ciò che volevano gli autori, secondo me. Spiegare come funziona la produzione di una serie televisiva. Voi avete visto Boris? Vi è piaciuto? Scrivete nei commenti qual è il vostro tormentone della serie preferito. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Su questo canale voglio parlare di psicologia, la scienza della mente che è spesso fraintesa dal grande pubblico. Se ti interessa, ribadisco l'invito a iscriverti. Noi, in ogni caso, ci vediamo alla prossima!